Aumentano i casi di coronavirus in Toscana, sono 54 in più rispetto a ieri. Scorte alimentari deroga allo spostamento in un diverso comune. In casa con il mostro, la violenza domestica ai tempi del coronavirus. Lotta al Covid-19, alle scotte 3 i farmaci utilizzati fino ad ora. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Sono 54 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a 24 ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2669 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, restano 21 le guarigioni virali, i cosiddetti negativizzati, e 30 quelle cliniche. I nuovi decessi sono 21 contro i 17 di ieri. Dal monitoraggio giornaliero sono 10.405 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, 2.570 nell'ASL sud-est. Intanto alle scotte è stato aperto il reparto Covid-19 e vi sono stati trasferiti 12 pazienti, gli altri 14 sono nel reparto di malattie infettive. Il sindaco Luigi De Mossi ha comunicato nella serata di ieri di aver concordato insieme al prefetto di Siena Armando Gradone che gli abitanti dei comuni limitrofi a Siena che hanno il supermercato più vicino nel comune di Siena potranno in caso di necessità recarsi in un diverso comune da quello di residenza. Ovviamente è necessaria l'autocertificazione che specifichi detta necessità. Abbiamo sentito proprio il prefetto Armando Gradone, è intervenuto questa mattina all'interno di Buongiorno Siena. Sentiamo. L'applicazione delle norme poi specifiche, a mio avviso, vanno un po' interpretate con molto buon senso, con molta saggezza. Questo non significa non poter fare tutte quelle cose che sono assolutamente essenziali. L'importante è che si capisca che tutto questo deve essere contenuto allo stretto indispensabile. Per cui anche gli spostamenti da comune a comune, laddove ad esempio l'unico centro commerciale disponibile sia a 2-3 chilometri in un altro comune e non presente invece nel proprio, è evidente che questo potrà essere considerato un motivo di necessità, e così come ad esempio può capitare la necessità di andare ad assistere un genitore anziano che vive in un altro comune vicino, è evidente che anche questa può essere considerata una esigenza di stretta necessità che va assolutamente giustificata. La circostanza di una coppia di genitori separati che devono a giorni diversi della settimana prestare assistenza ai propri figlioli che vivono in comuni diversi. Ecco, direi che con questa logica di equilibrio, di saggezza, si può sicuramente tener conto di queste esigenze, cercando però sempre di insistere sul punto fondamentale che deve essere chiaro e che secondo me è chiaro e ben chiaro a tutti, e cioè che tutti gli spostamenti devono corrispondere a questa linea di stretta necessità. I sindaci della provincia di Siena hanno scritto una lettera aperta al governo per chiedere misure di sostegno per poter garantire i servizi essenziali ai cittadini. Tra i firmatari non compare il nome del sindaco di Siena. Nel collegamento di questa mattina, nel filo diretto consueto, ha affermato di non essere stato informato. Sentiamo le sue parole. Io questo documento, francamente, è difficile firmare un documento di cui non si conosce, di cui non se ne ha conoscenza. Nessuno mi ha informato, tutti hanno il mio numero di telefono, nessuno me l'ha mandato questo documento. Quindi io non ci sono, in questo momento io sono, come sempre del resto, un amministratore e non certo un politico. Io non la vorrei mettere sul piano politico. Tra l'altro mi pare che questo comune abbia dato solidarietà a tutti i comuni della provincia, con i fatti e non con un documento. Noi abbiamo
abbiamo mandato 1000 mascherine in provincia perché venissero distribuite sul territorio. Mi pare questo dimostri che non c'è assolutamente, almeno da parte nostra, nessun tipo di politica politicante. Noi facciamo amministrazione come abbiamo sempre fatto e siamo disponibili a un dialogo. È difficile firmare un documento di cui non si ha conoscenza e che non ti viene fornito per poterlo leggere. Questo è quello che è successo. Io per gli altri non so chi l'ha avuto, probabilmente ci sarà stato un disguido, non lo so, o qualcosa del genere, ma noi siamo pronti a collaborare con tutta la provincia senza nessun tipo di problema. Abbiamo collaborato, abbiamo mandato 25.000 mascherine all'Estar a Firenze. Questo per dire quanto siamo collaborativi e noi non guardiamo né al colore né a niente, guardiamo alla salute delle persone, come credo debbano fare tutti. E questa mattina, prima di rispondere alle domande dei cittadini, il sindaco De Mossi ha annunciato che l'azienda IVI Diagnostica ha donato al comune di Siena 1000 kit per i test sierologici. Filippo Meiattini. Durante il collegamento quotidiano alle ore 11 con il sindaco del comune di Siena, Luigi De Mossi, il primo cittadino, prima di rispondere alle domande dei media e degli ascoltatori, ha annunciato che l'azienda IVI Diagnostic del dottor Stefano Gradi, ex manager di DS Diagnostica, ha donato al comune 1000 kit per gli screening sierologici. Si tratta di strumenti molto simili, ma meno complessi e più rapidi, rispetto a quelli annunciati dal presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Il test registra la positività o il passaggio pregresso del virus tramite valutazione IIG e IgM e dà risultato entro 10 minuti. Lo screening sierologico sul personale sanitario è partito oggi e, come ha affermato il presidente della regione Enrico Rossi, saranno 25.000 i medici, infermieri ed operatori coinvolti. Le mascherine FFP2, quelle introvabili, sono state reperite dall'ordine dei medici che si sono autotassati e hanno raccolto fondi dai club service del territorio. Viola Carignani. 5.000 delle famose mascherine, quelle più difficili da reperire, le FFP2, arriveranno nella città del Paglio nei prossimi giorni grazie ai medici e ai dentisti dell'Ordine di Siena che si sono autotassati. A noi si sono unite le sigle sindacali dei medici e i club service della società civile di tutto il territorio, i Lions e i Rotary, ha detto Roberto Monaco, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Siena. Una bella gara di solidarietà che ha permesso che ieri partisse l'ordine per l'acquisto per i dispositivi di protezione individuale. Nei prossimi giorni dunque ne arriveranno 5.000 all'ordine dei medici, in rappresentanza di tutti quelli che hanno contribuito, le consegnerà ai medici ospedalieri e del territorio, raccordandosi con la ASL e l'azienda ospedaliera universitaria. Noi siamo in trincea e dobbiamo starci, ha concluso Monaco, ma ognuno deve fare la sua parte e più persone seguono le regole imposte dal governo, prima si vince questa guerra contro un nemico invisibile, prima si tornerà alla normalità. Sono diversi i farmaci che negli ultimi giorni hanno avuto effetti positivi nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19. Il professor Bruno Ferrediani, direttore dell'unità operativa di reumatologia dell'azienda ospedaliera universitaria senese, fa il punto della situazione sull'uso e l'efficacia di alcuni trattamenti. Alle scotte sono circa 3 i farmaci finora utilizzati. Sentiamo. Noi dobbiamo aiutare a combattere questo virus aggredendo direttamente il virus. Ci sono sicuramente 2 o 3 farmaci molto interessanti che si stanno studiando a livello nazionale e internazionale per aggredire direttamente il nemico. Naturalmente abbiamo anche altri farmaci che, una volta che il virus è entrato e ha acceso un incendio, l'incendio, l'infiammazione per esempio in un polmone, la polmonite, devono combattere questa infiammazione, questo importante incendio, continuando naturalmente a usare anche i farmaci contro il microbo. Quindi è un incontro fra più terapie, fra più farmaci, e ognuna di queste categorie ha 2 o 3 farmaci sicuramente interessanti. Poi naturalmente la terza importante componente della terapia riguarda il difendere tutto l'organismo. Se c'è un incendio in una stanza, in un appartamento, noi dobbiamo garantirci che continui ad arrivare l'acqua in casa, che continui ad arrivare l'energia elettrica, e quindi noi dobbiamo salvaguardare
circolare il cuore, il polmone, ovviamente se detto, il rene, quindi dobbiamo garantirci che tutto il sistema, cercando di spengere l'incendio, continui a funzionare. Quindi è un incontro di più farmaci. È chiaro che l'incontro di più farmaci richiede una competenza anche multidisciplinare. Io sono molto, fa molto piacere che noi alle Scotte abbiamo stato istituito un team che si confronta su argomenti filosofici e anche su argomenti molto, molto pratici che noi dobbiamo tutti i giorni affrontare per cercare di mettere bene i farmaci insieme. Un conto è fare una politerapia in un paziente di 80 anni con più malattie e un conto è fare una politerapia in un paziente più giovane in condizioni molto, molto meno precarie, e quindi va modulata nel singolo soggetto tutto questo. Il professor Frediani ha poi puntualizzato le tempistiche che porteranno nelle prossime settimane a certificare l'efficacia dei farmaci finora utilizzati. Sentiamo. Io credo che prima di un mese non avremo dei dati solidi, ovviamente i dati sono di più nazioni, di più ospedali e intorno a questi tre o quattro farmaci. Teniamo conto che alcuni farmaci sono già disponibili, altri sono disponibili ma non hanno l'indicazione, si parla appunto di off-label, e altri sono farmaci che non sono proprio disponibili nel prontuario di molte nazioni, quindi le procedure sono anche diverse a seconda del tipo di farmaco. Io credo che prima di un mese non avremo noi dei dati più sicuri sulla maggiore efficacia di un farmaco rispetto a un altro, anche perché ogni organismo, più che mai in questo tipo di virus, risponde in maniera diversa rispetto a un altro. Quindi non è solo questione di gravità di malattia, è questione di risposta diversa ai farmaci dei vari soggetti che noi andiamo a trattare. Casa non è sempre sinonimo di sicurezza. In questi giorni una problematica su tutte emerge senza dubbio dall'isolamento per contrastare il contagio del coronavirus. Parliamo della violenza domestica sulle donne. Gli esempi purtroppo non tardano ad arrivare. Per le vittime di violenza la casa si è trasformata in una gabbia da cui uscire è ancora più complicato e per giunta da condividere tutto il giorno con il proprio aguzzino. Il servizio di Simona Sassetti. Per contrastare l'emergenza coronavirus che sta colpendo il nostro paese è stato chiesto ai cittadini di rimanere in casa. Ma non per tutti. La quarantena è sinonimo di sicurezza. Non lo è per le vittime di violenza costrette a questo momento di convivenza forzata che sta già rilevando a livello nazionale un aumento di episodi di violenza di genere e in famiglia. E quindi, nei giorni in cui l'Italia in quarantena canta dal balcone, c'è una parte del paese che invece bisbiglia. Qualcuno bisbiglia, non sempre stare a casa rappresenta una forma di sicurezza. Per fortuna esiste in tutto il paese la possibilità del 1522. Se non hanno la possibilità di bisbigliare al telefono, possono anche mandare delle chat. Cioè il 1522 risponde anche in chat. E poi ricordo tutti i numeri dei centri antiviolenza. Se uno non li ha segnati e non li ricorda, proprio tramite il 1522 può recuperare. Che non hanno chiuso, hanno intensificato la loro attività, non de visu ma per telefono. Sono state aperte anche sul nostro territorio tante linee in più telefoniche, per cui soprattutto per le donne e i bambini che hanno bisogno, che stanno vivendo momenti duri in una casa che non è il posto così dolce e facile, ricordiamoci che purtroppo il Covid non ha bloccato la violenza, anzi. Ma la cosa più importante, il messaggio forte che dobbiamo tutti insieme mandare è che noi siamo sempre pronti ad abbattere quello che è l'alleato numero uno della violenza in generale, della violenza di genere, che è la solitudine. Le donne lo sanno bene e devono ricordarsi anche in questo momento che in qualsiasi possibilità abbiano c'è qualcuno che può ascoltarle. E adesso torniamo sulla storia di Marco, giovane infermiere in difficoltà nel trovare un'abitazione a causa della sua professione. Storia che vi abbiamo raccontato ieri e che nelle ultime ore ha avuto un lieto fine. Sono stati infatti tanti senesi che hanno offerto i propri alloggi o sistemazioni, alcuni perfino gratis, in segno di riconoscenza. Andrea Mari.
La storia di Marco, giovane infermiere arrivato a Siena dalla Campania per prestare servizio presso il Policlinico Le Scotte di Siena, ha destato grande scalpore. La sua posizione di infermiere all'interno di un reparto a rischio ha fatto sì che molti senesi si siano rifiutati nelle scorse giornate di affittargli la propria abitazione. Non sono l'unico in questa situazione, aveva spiegato ai nostri microfoni. Altri colleghi hanno le stesse difficoltà. Ma in questa storia c'è anche del buono da raccontare. Sono stati infatti tanti senesi che hanno offerto i propri alloggi o sistemazioni, alcuni perfino gratis, in segno di riconoscenza. Tra le persone che nelle scorse ore si sono messe a disposizione c'è anche Cristina Lenzi, ex dirigente medico alle Scotte. Dopo una vita in corsia, si è gettata in una nuova avventura imprenditoriale aprendo un bed and breakfast. La senese ha dichiarato di essere disponibile a mettere a disposizione la sua struttura a metà prezzo per medici e infermieri, in attesa di una soluzione abitativa definitiva. Stop alla vendita di giocattoli e articoli di cancellerie per le tabaccherie che hanno dovuto anche eliminare dalla vendita tutti i tipi di giochi, come le lotterie, gratta e vinci e giochi analoghi. Sentiamo Viola Carignani. Siamo in una tabaccheria, le tabaccherie, i sali e tabacchi possono stare aperti, ma cosa potete vendere? Tabacchi, giornali, francobolli? Giornali e basta. Non possiamo più vendere i generi di gioco, gratta e vinci, lotto, superenalotto, è tutto sospeso. Mi tolgo la mascherina solo per l'intervista. Niente, sigarette, tabacchi, accessori per sigarette, quindi cartini, filtri. Basta, siamo costretti a questo. Di solito i sali e tabacchi, come nel tuo negozio, ci sono anche accendini, magari ci sono giochi per i bambini, riviste, penne. Vendiamo solo accessori abbinati ai giornali, cioè il gioco per i bambini non si può più vendere, ci sono chiaramente giornali che hanno un allegato e giochi annessi, quelli sì, però singolarmente il gioco da tavolo, il gioco che sia, non si può più vendere. Quindi dovete tenere in magazzino roba ferma? Tantissima roba ferma, sì, e purtroppo sono le indicazioni ministeriali, noi ovviamente le andiamo dietro, le diamo ragione e aspettiamo tempi migliori, però sì, c'è tanta roba ferma, tanta merce ferma, questo è un bel danno, però chiaramente dobbiamo fare quello che ci sta. Lasciateci colorare le nostre giornate. Inizia così la lettera di protesta arrivata direttamente dalla scuola primaria Peruzzi di Siena. All'interno i giovani studenti della classe quinta B fanno sentire la loro voce. Dopo la chiusura di cartolerie e librerie ritenute dal governo attività di non primaria necessità, neppure in alcuni supermarket si potranno comprare pennarelli e matite, strumenti necessari nella vita quotidiana dei più piccoli. Ce ne parla Andrea Mari. Lasciateci colorare le nostre giornate. Con queste poche parole inizia la lettera scritta dagli alunni della quinta B della scuola primaria Peruzzi di Siena. Un'idea, quella di mettere insieme i pensieri dei giovani studenti, nata dopo la lettura di un articolo a firma di Maurizio Crosetti uscito nei giorni scorsi su Repubblica. Proprio dai colori, dai pennarelli e dalla carta parte l'analisi del giornalista che sul rinomato quotidiano ha denunciato la chiusura delle cartolerie ritenute nei decreti emessi attività commerciali, non di primaria necessità. E invece, come segnalato dai giovanissimi della Peruzzi, tra una partita coi videogiochi e un film c'è anche la voglia di impugnare un pastello e dare vita alla propria fantasia. Crosetti ha invitato i bambini a ribellarsi a questa ingiustizia e alla Peruzzi la quinta B ha risposto presente. Purtroppo le librerie sono chiuse e nei supermercati non ci è consentito comprare libri, si legge nella lettera, per non parlare dei colori, delle matite e dei pennarelli che ci avrebbero permesso di colorare le nostre giornate. Permettete agli adulti di acquistare sigarette e non tenete in considerazione le nostre esigenze, scrivono gli studenti. Viene da pensare che si possa comprare il materiale nei supermarket, ma così non è. Pennarelli, quaderni, articoli di cancelleria non rientrano nei beni di prima necessità e in molti supermercati italiani interi scaffali sono stati chiusi. L'immaginazione è l'unica arma che abbiamo per combattere una realtà che in questo momento è molto triste, si legge nella lettera. Noi chiediamo che sia possibile acquistare nei negozi ancora aperti tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare la quarantena.
Anche Acquedotto del Fiora ha deciso, per venire incontro agli utenti in questo periodo di emergenza, di sospendere i distacchi del servizio idrico in caso di morosità. Un'emergenza che, come sappiamo, colpisce direttamente anche le stesse aziende del territorio, che hanno dovuto reinventarsi e adeguarsi alle direttive, pur continuando a garantire e assicurare il servizio al cittadino. In questo caso parliamo del servizio idrico. Ce ne parla il presidente dell'Acquedotto del Fiora, Roberto Renai. Come ADF stiamo portando avanti quello che è il nostro lavoro dentro un momento molto complesso come quello che stiamo attraversando. E in questo momento i nostri operatori stanno lavorando da casa, sono oltre 200 che in questo momento lavorano da casa. I nostri 160 operativi continuano a garantire quella qualità del servizio sui controlli chimico-fisici, ricordo 150.000 all'anno, per garantire un'acqua di altissima qualità come quella che noi diamo ai nostri utenti dentro il nostro territorio. Siamo partiti con tutta una serie di garanzie per i lavoratori, anche quelli che sono in giro in questo momento. Abbiamo attivato, chiudendo gli sportelli, tutta una serie di servizi digitali che troverete andando sul nostro sito MyFiora, conteranno tutte le istruzioni per accompagnarvi alla telelettura, a pagare la bolletta online, a fare tutta una serie di cose che si fanno nello stesso modo, anzi in modo più semplice, risparmiando tempo. I nostri numeri verdi sono sempre attivi e questo è un servizio che noi continuiamo a dare provando a costruire servizio e opportunità in un momento come questo. E giovedì sera faremo un intervento proprio su Siena, partendo alle ore 23 per finire alle 7, è un primo intervento in notturna proprio per recare il minor disagio possibile. Noi facciamo quello che dobbiamo fare, io spero che in questo momento ognuno faccia quello che deve fare, stando tutti a casa, provando a uscire da questa crisi più forti e tutti insieme. Aumenta il numero delle vittime anche nella zona amiata Val d'Orcia. Arriva la terza vittima in pochi giorni a Piancastagnaio, che al momento sembra essere il borgo dell'area più colpito. A questa notizia negativa però si aggiunge una notizia più confortante. Non ci sono nuovi casi positivi a Piancastagnaio e in tutta l'area amiatina e valdorciana. I dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Terza vittima per il Covid nell'area amiata Val d'Orcia e terza vittima a Piancastagnaio. Si tratta di un cittadino pianese, Isoliero Conti, che si aggiunge ai due decessi dei giorni scorsi, sempre del borgo amiatino, che al momento pare essere stato colpito in modo considerevole rispetto agli altri comuni della zona. A dare conferma è stato il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, che con una nota comunica la scomparsa del concittadino pianese, esprimendo la vicinanza alla famiglia e le condoglianze in un momento molto delicato, anche per l'impossibilità di stare vicino ai propri cari e ai propri amici. Una notizia positiva però c'è che riguarda Piancastagnaio: oggi non si sono registrati nuovi casi positivi al coronavirus. Positiva è anche la situazione generale negli altri paesi della zona, infatti negli ultimi due giorni non risulta, secondo la USL Toscana Sud-Est, nuovi casi nella restante parte dell'amiata Val d'Orcia. Compienza e Radicofani ancora privi di persone positive. Dati confortanti che danno un po' di speranza, anche se è solo l'inizio di una possibile diminuzione del contagio. È quindi necessario ancora restare a casa e rispettare le limitazioni imposte dagli ultimi decreti, che probabilmente iniziano a dare i primi segnali incoraggianti. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato di un episodio nel quale alcuni uomini si trovavano alle terme di Petriolo per fare una grigliata, violando così i decreti ministeriali di contenimento del coronavirus. È arrivato oggi un intervento da parte del Tribunale di Siena. Il furgone sequestrato, il furgone utilizzato dagli uomini, è stato sequestrato dai carabinieri di Poggibonsi, proprio su ordine del Tribunale di Siena. Filippo Tecce. Sequestro del veicolo da parte dei carabinieri di Poggibonsi. Perché?
perché erano andati in otto alle terme di Petriolo per una grigliata di carne, senza osservare i decreti ministeriali di contrasto al diffondersi del coronavirus. È successo ad otto operai afghani che si erano recati alle terme di Petriolo per festeggiare il fine settimana con una grigliata di carne, con tanto di carbonella e barbecue al seguito. Una condotta che è stata ritenuta grave dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, che in attesa di ulteriori determinazioni ha intanto ordinato ai carabinieri della stazione di Poggibonsi, competenti in relazione alla residenza del proprietario del furgone, di dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo del mezzo utilizzato dagli afghani per recarsi a Petriolo. Il sequestro preventivo è quell'istituto che si basa sul presupposto implicito che sia già stata accertata la sussistenza di elementi idonei a ipotizzare in concreto la parvenza di commissione del reato. Per questa ragione il PM Daniele Rosa si è così avvalso dell'istituto per sequestrare il furgone, ritenendo che la disponibilità del mezzo da parte del proprietario, uno degli afghani, possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati. Insomma, con quel furgone non potranno essere trasportate ulteriori comitive per reiterare la violazione di legge. Il sequestro è stato compiuto dai carabinieri nella mattinata di ieri. Nuova organizzazione del sistema sanitario anche all'ospedale di Campostaggia a Poggibonsi, dove il personale sanitario è stato potenziato con 30 infermieri e 2 operatori sociosanitari. Sentiamo. Circa 30 infermieri e 2 operatori sociosanitari tra l'ospedale di Campostaggia e la zona del distretto della ASL Toscana Sud-Est. Resistere all'emergenza coronavirus significa potenziare il sistema sanitario, un rafforzamento per l'ospedale di Poggibonsi annunciato 2 settimane fa dal sindaco David Busagli. Uno sforzo che rientra nella riorganizzazione del sistema sanitario della regione toscana per mettere a punto la strategia definita dal presidente Enrico Rossi. C'è un lavoro incessante che il nostro ospedale e tutta la nostra sanità pubblica stanno portando avanti per rispondere ai bisogni emersi in questa fase di emergenza, dice Busagli. L'obiettivo, chiarisce il sindaco di Poggibonsi, è garantire a tutti ed in sicurezza le cure necessarie, e questo ha significato e significa attivarsi per aumentare la disponibilità di posti di terapia intensiva e di subintensiva e di medio-alta intensità. La riorganizzazione del sistema sanitario, messa in campo per fronteggiare il pericoloso dilagare del Covid-19, non esclude l'ospedale di Campostaggia, dove, come è noto, non ci sono persone ricoverate malate di coronavirus. Anche il nostro presidio è stato interessato da questa nuova riorganizzazione e dalle necessarie nuove assunzioni di professionisti da rendere operativi, dice Busagli. Auguriamo buon lavoro ai nuovi assunti impegnati nel nostro ospedale e negli ospedali di tutta l'area, di tutta la regione e di tutta la nazione. Grazie a loro e grazie a tutti coloro che quotidianamente fanno funzionare l'ospedale ed il sistema sanitario, prendendosi cura di tutti noi. A Campostaggia non sta mancando sostegno da parte del territorio. Il Poggibonsi, la squadra di calcio, ha donato una somma di denaro all'ospedale utilizzando il conto corrente della raccolta fondi promossa dai sindaci della Valdelsa. Ci spostiamo a Radicondoli, spesa a domicilio per tutti a Radicondoli e nella frazione di Belforte per prevenire il contagio da Covid-19. Un servizio completamente gratuito che vede anche la partecipazione del comune. Sentiamo. Servizio spesa a domicilio gratis per questo periodo di isolamento per la prevenzione dal contagio da coronavirus a Radicondoli. È il circolo Arci Belforte, in accordo con il comune ed in collaborazione con la Coop di Radicondoli e la farmacia Mazzoni, che ha organizzato questo servizio del tutto gratuito per Belforte, mentre per Radicondoli se ne occupa la pubblica assistenza. Anche questa è una forma di resilienza, fa notare il sindaco di Radicondoli Francesco Guarguaglini, ed è stato anche riattivato il servizio dei quotidiani grazie alla disponibilità del circolo Acli e soprattutto di alcune donne di buona volontà, socie del circolo. Voglio ringraziare davvero tutti i volontari, insieme ce la faremo.
A Belforte l'iniziativa è partita giovedì 12 marzo, con il giorno successivo in cui sono state portate le liste della spesa e preparate le borse, inserendo in ciascuna lo scontrino dettagliato e la lista con il nome ed il numero di telefono. Questo è avvenuto al mattino, mentre alle 14 sono state ritirate le buste della spesa pronte ed il circolo ha saldato il totale della spesa. Dopodiché, spiega Fabio Torriti, presidente del circolo Arci, siamo passati di casa in casa a fare la consegna e tutti hanno pagato immediatamente. Abbiamo avuto circa 14 consegne fra spesa e farmacia. Sinceramente, non pensavamo che così tanti avrebbero aderito. A Radicondoli è la pubblica assistenza ad aver attivato il servizio. Chi ritirerà e consegnerà la spesa sarà tutelato dal punto di vista sanitario. Quindi saranno adottati tutti gli accorgimenti possibili perché nessuno metta a rischio la propria salute. Gli utenti dovranno mantenere la distanza di sicurezza e velocizzare il più possibile le operazioni di pagamento. Bene, in chiusura leggiamo la nota del magistrato delle contrade. Alla vigilia della ricorrenza dell'antico Capodanno senese si legge: desideriamo confermare la nostra richiesta del 15 marzo, ripetendo alla cittadinanza l'invito a manifestare il proprio attaccamento a Siena, esponendo per l'intera giornata alla finestra o al balcone di casa la bandiera della propria contrada, pur abitando nel territorio di una consorella oppure estramenia. Ricordiamo anche che le campane dei 17 oratori di contrada suoneranno tutte insieme a mezzogiorno. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, l'appuntamento adesso è con le previsioni del tempo e a seguire con Roberto Rosa e una delle sue storie da raccontare. Poi c'è la replica del nostro TG e a seguire alle 22.50 la puntata di ieri di Siena al VAR. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.